con il governatore del distretto 2120 Puglia Basilicata, Gianni Lanzillotti, a Lucera per fare un po' lo stato d'uso, si dice. A che punto è questo club lucerino innanzitutto? Innanzitutto il club di Lucera è attivo, ha una serie di iniziative che sono interessanti sul territorio, sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista dello sviluppo economico del territorio. Ma la cosa più importante, oltre al club, è la presenza attiva sul territorio di due club, Interact e di un club Rotaract, di giovani che sono presenti sia nella realtà scolastica sia nella realtà sociale, che collaborano con il club di Lucera per le iniziative che vengono effettuate. Io come governatore ho appena finito di fare l'incontro col direttivo, con la presidente, dove ho anche evidenziato le linee programmatiche che stasera poi nella riunione con tutti i soci evidenzierò. Queste linee programmatiche mi piace sottolineare che parlano di sostenibilità ambientale, parlano di sviluppo economico della Puglia e della Basilicata, parlano di visibilità e di comunicazione del Rotary, sono allineate con quelle che sono appunto le iniziative che il club di Lucera sta facendo. E questo per me è un motivo, di soddisfazione, perché capisco che c'è sinergia fra il club di Lucera e anche quello che il distretto 2120 di Puglia e Basilicata porta avanti come programma per l'anno 2017-2018. Ecco, mi viene anche spontaneo chiedere a che punto è la salute del club Puglia Basilicata a questo punto. Noi come distretto 2120 manteniamo i nostri 2.320 soci che quest'anno, devo dire, sono alla 46esima visita su 55 club di Puglia e Basilicata, e posso dire che nei 45 club che finora ho visitato ci sono stati mediamente da uno a due soci che sono entrati a far parte della nostra associazione. Questa sera mi è stato preannunciato che ci saranno l'ingresso di nu due nuovi soci, e quindi, come potete ben capire, c'è soddisfazione anche perché, come sapete, noi cooptiamo i nostri soci e quindi li scegliamo in una certa maniera. E quindi è un momento molto delicato quello della cooptazione, perché siamo dei leader in vari settori, ma la cosa più importante è che siamo al servizio gratuitamente delle istituzioni, della gente, di tutti coloro che hanno bisogno. E quindi questo non è facile, trovare persone oggi nella nostra società che purtroppo pensa ad altro, trovare persone che dedicano il proprio tempo gratuitamente per gli altri. E quindi la cooptazione dei nostri soci diventa, ecco, un po' più complicata, diciamo, ma non impossibile, noi ce la mettiamo tutta e penso che stiamo sulla buona strada. Ecco, che poi sono un po' i fini del Rotary International, quindi pensare agli altri, dare un contributo alla crescita culturale e anche di tutto il resto. Sì, è senz'altro. Fra l'altro, poi siamo conosciuti nel mondo per la Polio Plus, che abbiamo debellato quasi al 99% in tutto il mondo, e come sapete abbiamo già vaccinato 2 miliardi e 500 bambini in tutto il mondo, dove i nostri medici, i nostri amici hanno rischiato, sono anche morti per poter andare a vaccinare e a portare questo sostegno per salvare la vita di un bambino. Ma non è solo in questo settore, è nel settore anche dell'igiene, della salute materna e infantile, dell'alfabetizzazione, di quella di portare l'acqua in territori dove non c'è la possibilità di avere acqua per poter portare per le prime esigenze. Quindi in tutto il mondo dove c'è bisogno noi siamo sempre presenti e lo saremo. Senta, quali indicazioni darà al club Rotary Lucerino e soprattutto quali progetti ancora in corso? Allora, uno dei progetti che stasera evidenzierò è un progetto che riguarda lo sviluppo economico della Puglia e della Basilicata e che viene fatto con una mia proposta che è stata già oggetto dell'Assemblea distrettuale che io ho presentato il 28 ottobre ultimo scorso nel forum sull'agricoltura e turismo tenuta a Cialino San Marco, che riguarda i siti UNESCO della Puglia e della Basilicata, i quattro siti che noi usiamo come volano economico per far conoscere il nostro territorio, in particolar modo in funzione di un evento importante che avremo
nel prossimo anno, che è quello di Matera 2019, che è capitale europea della cultura, dove ci sarà milioni di persone che si sposteranno e che attraverseranno il nostro territorio. È un momento importante per far conoscere non solo le nostre peculiarità territoriali, ma in particolar modo anche i nostri prodotti, l'enogastronomia, l'agroalimentare, far conoscere i nostri aspetti culturali. E abbiamo messo in campo un bel progetto che vede insieme i quattro sindaci dei siti UNESCO che hanno già dato loro adesione, l'assessorato alla cultura e al turismo della Basilicata e l'assessorato al turismo della Regione Puglia. Noi presenteremo una start-up che darà la possibilità alle persone che vanno a visitare le nostre zone di costruirsi direttamente la loro vacanza in base alle proprie esigenze e quindi dare la possibilità a tutti di conoscere il territorio nelle varie peculiarità. Presidente, oggi la visita del governatore del distretto 2120, che è praticamente nel quale fa capo anche Lucera, è una strigliata d'orecchie, diceva qualcuno, tutto ok? Ma no, il governatore non viene per strillare le orecchie, ci mancherebbe. Invece è un momento molto bello, un vero momento, diciamo, rotariano, perché è uno scambio di idee, è un confronto. E certo è anche per il governatore capire che cosa noi stiamo facendo, in quale direzione, se ci sono dei problemi all'interno del club, quindi è anche una visita per comprendere dall'interno come funziona il club, ma soprattutto al governatore, diciamo così, interessa capire se il club si dà da fare, è attivo sul territorio. In modo particolare questo governatore ci tiene moltissimo perché il club, un club Rotary, operi all'esterno, si faccia conoscere alla città, faccia sapere quello che fa, chi siamo, che cosa facciamo, e quindi siamo perfettamente in linea, anche perché ha condiviso ed è felicissimo anche dell'operato, di quello che abbiamo fatto finora, quindi è una visita sicuramente molto bella, molto ricca, molto, insomma, molto entusiasmante. Ovviamente ci sono state delle indicazioni e soprattutto progetti. Cosa c'è in cantiere ancora, non solo per quanto riguarda il distretto 2120, ma soprattutto per quello che riguarda il Rotary di Lucera? Beh, il distretto sta facendo quest'anno delle cose straordinarie, come avrà sicuramente precisato il governatore. Ci sono le tematiche fondamentali su cui il distretto sta operando, che sono poi dettate anche a livello internazionale, e soprattutto quella della sostenibilità ambientale e anche quella della comunicazione, perché ecco, tramite la comunicazione vogliamo anche far comprendere meglio il nostro operato, quello che si fa, e anche essere di stimolo a fare di meglio. Per quanto riguarda Lucera, il nostro club, abbiamo a breve due eventi molto significativi. Uno che è già fissato per il 15 di dicembre, faremo una serata di varietà destinato il ricordo di Totò per la morte, diciamo per i 50 anni della morte, e verrà il nostro amico attore Giacomo Rizzo, perché ben interpreta Totò, ma il motivo, diciamo, della serata, il varietà, è diretto a raccogliere fondi per l'eradicazione della poliomielite nel mondo, perché tanto è stato fatto da tutti i Rotary del mondo, ma ci sono ancora dei paesi in cui la poliomielite ancora c'è, e addirittura c'è anche il problema che forse si può nuovamente diffondere anche in quei paesi dove già è stata eradicata. Quindi noi nel nostro piccolo cercheremo di contribuire a che questo un giorno al più presto avvenga. Poi avremo un altro evento anch'esso significativo il 22 di dicembre, premieremo l'eccellenza, il merito scolastico, premiando i ragazzi che hanno ottenuto il massimo dei voti nell'anno scolastico 2016-2017, e nello stesso tempo faremo orientamento per i ragazzi che oggi frequentano ancora le scuole superiori per una migliore, diciamo, scelta universitaria dopo il percorso scolastico. E ci sarà quest'anno ospite, diciamo, di eccellenza, Gegé Telesforo, che è ambasciatore UNICEF, infatti dedicheremo anche un po' della nostra attenzione, oltre che dei ragazzi dell'Inderacta del Racta, anche all'UNICEF in quella circostanza. Il governatore è molto contento che in Puglia ci sono nuovi soci, oggi due soci nuovi anche a Lucera. Certo, è molto importante, perché più siamo e meglio facciamo.
un numero esiguo comporta maggiori fatiche per chi è dentro, soprattutto per chi ha la carica, diciamo così, di rappresentare, perché l'unione fa la forza. Quindi oggi noi siamo felicissimi che due soci, due nuove persone entrano a far parte di questo sodalizio, persone che molto motivate, già dedite al servizio, e quindi riteniamo che sia una bella, diciamo, una bella crescita per il club. E certamente questo al governatore fa molto piacere, perché una delle funzioni, diciamo, delle spinte del Rotary, del distretto, è anche quello di far crescere il numero dei club, non solo, ma anche di mantenere i soci che ci sono, ovviamente, perché tutti insieme possiamo fare quelle grandi cose, come appunto l'eradicazione della polio o altre cose che sono sostenute dalla Rotary Foundation. Io stima di lei, perché io ritengo che abbia tutte le caratteristiche per essere un socio rotariano, per essere una rotariana vero, governatore, e quindi perché lei possa contribuire con le sue qualità di mamma, di donna, di esempio, di lavoratrice, anche a far crescere il nostro club. Persona di una grande sensibilità, è uno che organizza moltissimi eventi con sfondo sociale, culturale e di volontariato.